Ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Monster Hunter Stories. Nello scorso video siamo tornati alle colline di Pondry che erano state infettate con il flagello nero. Abbiamo purificato la pietra del legame enorme, che era bellissima, luminescente e tutto. Abbiamo sconfitto un altro dei mostri di Mandelgar e poi Mandelgar stesso ha detto a Sheva: "Lei ragazzo, ti piacerebbe diventare più forte di tutti gli altri?" E lui: "Ha voglia!" E gli ha dato l'uovo del drago Versanova. E ora sono cavolacci amari. Però Sheval, secondo me, non è prescelto. Siamo noi i prescelti. Noi abbiamo fatto amicizia con un mostro senza pietra del legame. Quindi chi meglio di noi? Ma comunque, capovillaggio Omna ora ci vuole fare i complimenti perché abbiamo sconfitto il nemico e abbiamo riportato la pace qui al villaggio e alle colline di Pondry. Oh, forse tu ora davvero hai capito le virtù di cui un Raider deve essere fornito. Per creare legami quando tutto va male, lasciali ardere come fuoco infernale. Raider e mostri in un legame profondo hanno il potere più grande del mondo. Sappi che quando il legame è forte, nulla lo distrugge, neppure la morte. Però è proprio ora, le forze del male sono in ascesa. E presto tutto il mondo potrebbe essere costretto alla resa. La leggenda di Redan dei tempi del mito è il sentiero di salvezza a noi suggerito. Niente. Il flagello nero lo fermeremo. Impegnati fino all'estremo, il tuo legame è strumento del fato. Noi al tuo fianco gioiremo quando il flagello avrai debellato. Ah, io non mi dici neanche dove devo andare. Dov'è il resto del minerale del legame? Andiamo alla sala degli scribi, loro sanno dove cercare. Bene. Oh, grazie che mi ci porti. Grazie davvero di cuore. Bentornato, Link. Ottimo lavoro nel villaggio Agum. Mi spiace non averti potuto aiutare, ma qui abbiamo lavorato duramente e credo di avere informazioni utili per te. Abbiamo localizzato non uno ma ben due minerali del legame. Grandioso, no? Il primo è sull'isola Naubaka, da qualche parte vicino al villaggio Copney. Non siamo sicuri di dove si trovi, ma forse puoi chiedere ai Felin del luogo? Potrebbero aver visto qualcosa che ci aiuta a restringere la nostra ricerca. L'altro si trova nel cuore del bosco nascosto di Babda. Una leggenda narra della pietra lucente nei meandri di una nebbiosa foresta. Deve essere un'antica descrizione di uno di quei minerali del legame. La leggenda dice: segui la via del fulmine lungo il nebbioso sentiero. Sfortunatamente non abbiamo indizi circa la posizione del drago bianco. Seguiamo però una serie di avvistamenti mostri 2.0 sul ponte Pondry. Naviro, Link, il resto è compito vostro. Io continuerò a cercare informazioni riguardo all'ultimo minerale del legame. C'era dei minerali del legame nel villaggio Copney, incredibile! Ce n'è dell'altro nel bosco nascosto di Babda. Presto, muoviamoci! Ok, un minerale si trova nel villaggio di Copney, da qualche parte, mentre l'altro nelle profondità del bosco nascosto di Babda. Va bene, quindi io andrei prima al bosco nascosto di Babda, perché... boh, non lo so, così. Prossima tappa, villaggio Copney, a quanto pare. Mi dice di prendere la nave. Eccoci, Fioralicia! Fioralicia, tutto a posto? Sì, stiamo tutti magnificamente. Ma abbiamo visto il flagello nero diffondersi attraverso la valle Aoa. Mi sa che il minerale infetto sta spargendo il flagello nero ovunque. Minerale? Quella era la cosa che stava al laboratorio del dottore, vero? E c'è una roccia proprio così su quest'isola. Fioralicia, hai mai sentito parlare del minerale del legame prima? No, miei. Capisco, ma io so che c'è. Dobbiamo solo trovarlo. Forza, socio, si tacciamo all'isola. Mia, dimenticavo, Naviro. Vai alla sommità del villaggio. Alcuni tuoi amici ti stanno aspettando là. Dei miei amici? Chi potrebbe essere? Vabbè, andiamo a scoprirlo. E chi vorrà mai essere, Naviro? I numeri, no? Ma questo tizio qua mi fa entrare se io sgattaiolo qua dietro. Ma non mi fa andare comunque! Vabbè, niente. Andiamo alla sommità del villaggio. Eccoli! Ciao amici! Salve a tutti! Ti trovo bene, numero 5! Cioè, Naviro! Difatti, lo scompiglio in cui il mondo reversa ha sollecitato la nostra attenzione. Quella brutta nebbia nera si sta diffondendo, vero, caro? Perfino la mia bellezza raggiante non è d'aiuto stavolta, zuccherino. Forse posso spazzarla via con il mio soffio! Niao! I ritmi circadiani sono un vero mistero, numero 6! I numeri si aiutano sempre l'un l'altro. Quando siamo insieme siamo tutt'uno. Giusto. A dire il vero vorrei chiedervi qualcosa, ragazzi.
potresti aiutarmi a trovare il minerale del legame? È su quest'isola sicuro. Se purifichiamo il minerale del legame, potremo fermare il flagello nero. Il minerale del legame? Ecco cosa voleva nascondere il dottore, lo sapevo! Oh mio Dio, piano, piano, che succede? Ho visto una pietra simile tanto tempo fa, possiamo davvero, davvero, davvero trovarla. Chetati, uno. Quantunque ne biasimi la sovraccitazione, concordo con uno. L'ho visto anch'io, zuccherino. Anche io. Infatti le mie osservazioni hanno confermato l'esistenza del minerale. Davvero? Ehi amici, pare che da tutto potremmo trovare il minerale dei legami. Veniamo con voi ragazzi, adoro la caccia al tesoro. Testone, questa non è solo una caccia al tesoro. Ascoltiamo che cosa hanno da dire tutti. D'accordo, chiediamo a quei tizi prima di andare a testa bassa come un bullfango. A quei tizi, ai tuoi amici. Perché tizi? Allora, una pietra così piccola che entra in tasca, va bene. Era nella foresta e coperta di un liquido nero e viscoso. Che schifo. Il minerale del legame è rotolato via lungo una traiettoria diretta alla foresta, va bene. Ok, l'hai vista alla casa del capovillaggio. Ok, aveva un odore aspro, perché l'hai provata? Dimora del capovillaggio, ok. Però è sparita, ok, va bene. In una caverna nella foresta ed è scappato. Che deviligio sta succedendo? Queste storie non tornano. E cos'era quella roba sulla pietra che scappa? Cosa vuol dire? Noi non abbiamo inventato nulla, chiaro? Difatti, tutti i nostri racconti sono assolutamente veritieri, amico mio. Come può essere tutto vero? Mi viene un gran mal di testa. Forse sembra strano solo perché stiamo guardando tutte le storie separatamente. Uniamole in una sola narrativa. Come mettere la carne su uno spiedo. Unirle? Già. Un tempo avevo un bar, sapete? Beh, era più un baracchino. Anche piccoli resti di ingredienti possono dare vita a buoni piatti se combinati bene. Wow, finalmente hai detto qualcosa di sensato. Bravo, Ciccio. Iniziamo dal luogo dove ognuno sostiene di aver visto il minerale del legame. Ok, vediamo. La foresta, la casa del capovillaggio e una caverna, giusto? Come possono averlo visto in tutti questi posti allo stesso istante? Forse... Se... No, aspetta. E se invece... No, neanche così. Ah, ma certo! Si trova davvero in tutti quei luoghi ma a momenti diversi. In base a quando è stato visto possiamo saperne di più su dove si trova adesso. Ok, socio, andiamo a chiedere di nuovo a tutti cosa è successo. Se pensi di aver capito l'ordine giusto, vieni a dirmelo. Io sarò qui. Sono molto impegnato. Che significa sei molto impegnato? Ah sì, ok, sì, ok, ok. Era scintillante ma non era nera. Sì. Poi chi l'ha visto? Ok, l'ha visto lui. Sì, penso che l'abbia visto lui. Ok, chi l'ha vista per terzo? Vediamo un po'. Tu cosa hai fatto? È rotolato via lungo la foresta. Sì. E poi chi l'ha vista? Era nella foresta coperta da liquido nero e viscoso. No, mi sa che è stata questa qui. È scappato dentro la caverna. Aspetta però. Era nero e viscoso. Era nella foresta, quindi tocca a lui. E poi a lei, credo. Magnifico, amico! Esatto, il minerale del legame visto dal numero 3 era bellissimo, ricorda. Questo significa che il minerale non era infetto quando l'ha visto. Sembra che sia proprio così, la capovilla Jamal riteneva il minerale in casa, ma poi è stato spostato nella valle o in una qualche caverna? Bene, c'è ancora qualcosa che non capisco bene. Ha detto il minerale è corso via, ma forse le gambe o cosa? Non credo. Scommetto che qualcuno lo stava trasportando e sembrava che corresse. Va bene, riflettiamoci ancora un po'. La capovillaggio madre riteneva minerale, aveva un odore pungente, ma era bello. Forse è un'idea, un odore pungente. E poi parlo di sottaceto di nonna. Forse il minerale del legame era nel barile dei sottaceti. Probabilmente la nonna sapeva il minerale del legame per preparare i sottaceti. Beh, non puoi preparare poi palloi sottaceto senza uno strumento perfetto. Che tipo di ladruncolo scattaglierebbe in casa per rubare uno strumento simile? Un ladruncolo che sgattaiola. Sembra che abbiamo già qualche idea. Quindi hai già capito chi sia colpevole, non è così? Deve esserci lo zampino di quei Melings, ragazzi. La tana dei Melings è nelle caverne in fondo alla Valle Awa. Grazie a tutti per l'aiuto. Sbrighiamoci, amico. Ma è tipo la caverna nella quale volevo entrare prima. Ah. Ma quelli che c'hanno la missione, amico mio, te la tieni la missione, scusami, eh. Ok, saliamo a bordo del Ratian e... andiamo.
Allora, i mostri qui non dovrebbero farmi paura, giusto? Perché già l'ho affrontati. Ah, ma mi fanno entrare da qua magari per fare prima, perché, beh, la zona è sempre la stessa, no? Magari prima non ci si poteva uscire. O forse ti porta in un'altra zona completamente? No, la Valle Awa è questa. Ci sono già stato qui. Amico, lasciami perdere che non è il momento, eh. Ho da fare, vai, che ciao, ciao. Ciao, bello! Che piglia? Guarda questo. Vuoi far corsa? Dai, 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 corri, corri. Ehi, quanti jaghi. Gran jaghis. Prende fungo, ciao. Fungo blu, era rosso. Ma comunque, non sto qui a cincischiare. Oh, calma, calma, calma. Allora, ehi, quanti ce ne sono qui? Ehi. Ecco, affrontiamo questo prima. Abbiamo un Kecha-Wacha cinereo. Vai, socio, combattiamo. Con la potenza vinciamo. Più veloce, grazie. Allora, Ratian, devi capire che devi attaccare. Ha fatto tecnica ora, mi pare. Quindi, ok, soffio di fuoco. È super efficace. Palle di ferro, cosa? A pelle! Giuro col letto. Davvero, non sto scherzando. Non sto scherzando. Devo. Dico sul serio, sono sincero. Lo sapete che non faccio queste battutacce nei video, quindi. Muco infuocato. Oh! No, allora, se Moni si fa solo velocità, allora. Io che faccio? Mi ha buttato fuori? No, sti. Fai un po' culei velenosi, per favore, Tato. Negazione status alterati. Che vuoi da me? Chi ti ha fatto niente? Ma che è? Si è chiuso? Ma si è chiuso? No, mi curo perché ho messo malino. Buono, andato. Allora, 5. Oh, 32. Grande, grande. Si sale di livello poco alla volta, ma ce se la fa. Allora, io più che altro non vorrei scontrarmi con mostri a caso. Ah, bello quello. Sì, sì, quello è bello. Ah, sì, c'è un chiosco della Gatto Venus. Vado subito a... Oh, c'è un Pughi qui poi, va. Meno male che sono venuto qui. Non si vedeva. Non c'era... Allora, più che altro non vorrei buttarmi nelle fauci del nemico. Perché là c'è la Gattovana, ma lì c'è anche il nemico, no? Ciao, Fra. Bene, io scappo. Dove devo andare? Dove devo andare? Di qua. Bene. Non ritrovo la direzione. Meno male che ho visto la minimappa. Allora. Wow. Sembra Tana dei Melings questa, eh? Ah sì, sembra proprio lei. Quella roccia lì deve essere il minerale di legame. Andiamo, amico. Ma questo mostro è bellissimo! Il Lagiacrus! Wow! Aspetta, toh! Prendi questa! Ecco, te la regalo! Va bene, sì. Sarà pericoloso se si carica troppo. E appunto, dico... Tieni! Prendi questa! Peccato che solo due posso portarne, se no me ne portavo una decina. Ok, fa malino.
attacco velocità, va bene. Devo attaccare la testa però. Oddio, scoppio elettrico. Fa malino, eh. Vabbè, è scottato, quindi un pochino gli va. No, no, no. È anche avvelenato. Quindi sia scottato che avvelenato. Questo, allora, sta usando risonanza. Che significa? Che ci farà del grande godo? Cosa significa che usa risonanza? Ok, le carica ancora. Boh. Aspetta, in mosti però posso farla una cosa. Aculei velenosi e oggetti, pozioni su di me. Potrebbe mandarmi KO comunque, anche se ho 160 di vita. No, attacco tecnica, mannaggia. E quindi niente aculei velenosi. E Radian è KO, va bene, lo cambio Radian, metto Rata. O lo Yankut Q comunque, uno dei due, cioè sono i miei migliori mostri. Un po' no. Palla di fuoco e io mi curo ancora una volta. Però con la mega potion, perché sennò. Mamma mia. È un po' lenta la lotta, nonostante io stia a 2x di velocità. Ho capito che carica le scaglie shock, ma non so cosa fare. Oh, bene, bene, bene. Gli cadrà la testa ora? Cioè, ha subito una quantità ingente di danni. Ma sbaglio, mi ha detto che ha caricato la pietra del legame. Ah, non posso usare le abilità. Forse salire in testa, salire in groppa è un'abilità? Oh, bene. Un pochino più debole, insomma. Non è che si senta poi molto. Andiamo per la coda? Sì, bisognava. Allora, mi sa che bisognava andare per la coda fin dall'inizio. Allora, no. Non l'ho messo in borsa. Vabbè, niente. Dovevo cambiare mosti, mi sa. Sì, dovevo cambiare mosti. E infatti. Accidenti. Mi ricarico un cuore nella speranza che serva a qualcosa. Ha neutralizzato la carica come? Attenzione, attenzione quando usa elettrificare. Sì, ma io vorrei poter salire in groppa al mio mosti. È possibile o no? E ricarica le scaglie shock, ho capito. Blocco abilità, non so che dirti, guarda, mi trovi in difficoltà davvero. Mi trovi davvero tanto in difficoltà, amico mio. Il legame non va. No, tecnica anche lui. Ok, grande. Quindi con tecnica si neutralizza la carica. Interessante. Davvero interessante. Infatti con tecnica si neutralizza. E Rati attacca con potenza. Mamma mia ragazzo, mamma mia ragazzo. Eh no, finché lui fa caricare le scaglie devo fermarlo. Allora. Metto lo Yankut Q. Con lui abbiamo però un po' di legame. Vado con colpo Kut Q e con me mi ricarico. Vai. Ci fai inzuppato, bene.
Vabbè, è un po' un problemino, però comunque sia possiamo farcela. Non sta caricando, quindi io andrei con potenza. Sì, perfetto. Ah, ok, no, però... Ok, carica le scaglie. Ah, niente, si neutralizza anche se faccio potenza? Allora, non sto capendo, allora. Mi dispiace, ma non... Oh! Cioè la coda neanche gli è caduta? Ah, io attaccavo la coda. Mi pare che gli starà attaccando la coda. E non è caduta la coda. Mi va bene, eh. Giusto per capire perché si possono anche sconfiggere senza... Beh, era ovvio che si potessero sconfiggere senza per forza dover attaccare tutte quante le parti. Questo, vabbè, mi sembrava piuttosto chiaro. Però non pensavo che effettivamente lo stessi sconfiggendo. Sì, erano un po' troppi i danni che gli stavo causando, eh. Gna, sveglia! Perché hai rubato il minerale del legame? Perché? Perché? Ho l'impressione di mangiarmi le paparone sotto aceto. Ma appena ho portato qui quella botte è venuta fuori quella foschia nera. E poi i paparone sotto aceto hanno preso uno strano sapore. Il mio stomaco ha cominciato a fare strani rumori. Gna, aspetta un secondo, tu hai mangiato i paparone sotto aceto? Già, e poi la foschia nera ha cominciato a ravvagirmi. Io ho chiuso con questi sottaceti. Prenditi pure questa pietra. Mia, riportiamo i minerali del legame a nonna. Mi esatto, torniamo dalla capo villaggio Maglieri. E infatti ho visto quel Felin lì tutto quanto nero, immobile. Dico, che succede? Però, stranissima. Hanno a guardia un mostro del genere lì alla caverna, Melinx. Ah, nonna, eccoti qui. Ci siamo ripresi questo da un Melinx. Sì, l'ora che ci penso ricordo che un Melinx me l'aveva rubato. Grazie per avermelo riportato. È stato tramandato da generazione in generazione, uno strumento prezioso. Questa pietra non è uno strumento per i sottaceti, è un minerale del legame. Che mi venga un colpo, avete ragione, cari. Oh, ma di certo funziona benissimo anche per i sottaceti. Vabbè, abbiamo impedito al flagello nero di diffondersi anche qui. Già, infatti, è tutto grazie a voi. Grazie di cuore di aver salvato Copni e i miei deliziosi paipallai sott'aceto. Comunque, il tremendo flagello nero si sta spargendo ovunque.
Niente paura, nonna! Nulla può opporsi alla furia delle mie zampette! Ora lasceremo l'isola per un po', ma poi torneremo. E poi ci strafogheremo di poi palle sott'aceto, promesso! Oh, oh. Allora preparerò i migliori poi palle sott'aceto di cui sono capace. Sarete sempre benvenuti, cari. Andiamoci una miossa, andiamo a parlare con i nostri amici nella sala degli scribi. Ehi, Frostfang, io veniamo con te. Ragazzi, lo so che ancora non so cavalcare i mostri, ma vengo anch'io. Che? Perché non possiamo venire anche noi? Quest'isola non è ancora sicura. Avinia e Ciccio, abbiamo bisogno di voi per proteggere nonna e gli altri Felin. Dopo tutto il tempo con il mio amico, credo di aver finalmente capito. I Rider stringono legami con i mostri per salvare tutti dal flagello nero. Questo è il vero dovere di ogni Rider, proteggere gli altri. Proteggere? Ma è mitico! Avinia? Pensavo di aver perso tutto. Ho perso il villaggio in cui sono cresciuta. Non avevo più amici su cui contare. Avevo sempre la sensazione che io e Frostfang fossimo perduti nelle tenebre. Ma ora è diverso. Ho incontrato voi e il mio mondo è cambiato. Finalmente ho qualcosa, qualcosa che voglio difendere. Ora capisco. Proteggeremo quest'isola, non preoccuparti. Fate attenzione e vi aspetterò. Certo che lo faremo. Ci puoi scommettere tutte le tue ciambelle. Esatto, amico. Andiamo. Oh, e anche questa è fatta. Nel bosco nascosto di Obeda c'è altro minerale del legame, vero? Sì. Ma non è questo quello che volevo fare per concludere il video. Devo fare prima un'altra cosa. La scorsa volta, se vi ricordate, ho detto che avevo preso il tesoro Shakalaka, che mi serviva il tesoro Shakalaka per andare avanti. Per potenziare l'armatura, non per andare avanti. Vediamo un po' se effettivamente funziona. Eh sì, funziona. Armatura conga, vai. Ah, aspetta, ma io c'ho... Ma posso fare l'arma del Kongalala? Ma scusami, allora sono più... C'ho l'arma più forte? Lotta eterna 53. Tamburo da guerra 55. Allora, scusami, allora... Lotta eterna è bellissima, Sì, ha il 5% di fare critico contro il 4% di tamburo da guerra. Però è più forte. Mi serve il danno più forte subito, non a caso, quando il gioco gli gira bene. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Armatura potenziata, arma nuova presa. Qua c'ho pure il taglio alla moicana, meglio di questo che voglio. Amici, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate ovviamente tutti quanti i link utili. E ci vediamo alla prossima. Ciao!